Presidente, discutiamo questo Documento di economia e finanza in una fase molto difficile. Il 2020 è stato l'anno della peggiore recessione dal dopoguerra. Il 2021 sarà l'anno dell'avvio del recupero, ma la ripresa è ancora parziale e soprattutto è molto diseguale. I manifatturieri e l'edilizia sono tornati a crescere, il digitale è esploso, ma il terziario fa molta più fatica, interi settori hanno subito perdite tremende e impiegheranno molto tempo prima di riguadagnare i livelli di prima della pandemia. È in gioco la tenuta sociale e democratica del Paese e l'Italia ha il dovere di stare vicina a chi sta soffrendo la crisi, vicina ai precari lasciati a casa, vicina ai cassintegrati, vicina agli studenti costretti alla didattica a distanza, vicina alle donne e ai giovani che sono i primi perdenti di questa crisi e vicina ai commercianti, agli artigiani, ai piccoli imprenditori obbligati a limitare o sospendere le proprie attività senza poter contare su una rete di protezione adeguata. Noi abbiamo il dovere morale di comprendere i sentimenti di questo popolo di lavoratori, comprendere il disagio, l'umiliazione, la rabbia e la paura di non farcela e abbiamo il dovere politico di rispondere con i fatti, con fatti concreti. Riaprire è necessario, signor Presidente, ma dobbiamo farlo in sicurezza e dobbiamo farlo in modo irreversibile, tenendo conto della realtà, non delle fake news. Guardate, la Gran Bretagna viene citata spesso come esempio. Hanno somministrato dosi al 49% della popolazione, hanno un tasso di decessi inferiore del 95% a quello italiano. Bene, signor Presidente, in Gran Bretagna però oggi i pub, i bar, i ristoranti possono lavorare solo all'aperto e i cinema, i teatri, gli spazi sportivi al chiuso continuano a essere chiusi in un paese che ha fatto molte più vaccinazioni del nostro e dell'Unione Europea. Ora il governo ha deciso un calendario di riaperture assumendosi un rischio ragionato, come ha detto il presidente Draghi. Il dovere delle forze che sostengono la maggioranza e il governo è quello di aiutare e condividere questa scelta, non di giocare al più uno, non di giocare al distinguo dopo aver votato e condiviso le scelte in seno al Consiglio dei Ministri. Noi dobbiamo rispondere con i fatti e rispondere con i fatti vuol dire accelerare la campagna di vaccinazione e aiutare chi è in difficoltà finché dura l'emergenza. Il decreto sostegni che abbiamo iniziato a discutere in Commissione Bilancio è stato concepito prima dell'ultima ondata di contagi, prima delle nuove misure restrittive, prima delle nuove chiusure. Il Partito Democratico è stato tra i primi a chiedere che le risorse del nuovo scostamento che voteremo oggi venissero destinate alle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi, a quella parte del mondo del lavoro che più sta soffrendo le conseguenze della crisi. E il governo ha risposto positivamente e nel DEF ha scritto nero su bianco cosa verrà inserito nel nuovo decreto. L'impianto ci convince, va nella direzione giusta, è necessaria una nuova tornata di ristori, facendo arrivare i soldi il più rapidamente possibile e il fattore tempo sconsiglia di cambiare meccanismo rispetto al primo decreto sostegni, perché è meglio replicare in automatico per far arrivare i soldi prima e semmai aggiungere robusti interventi che riducano i costi fissi, gli affitti, le bollette, le tasse comunali. È necessario intervenire sulla liquidità perché a fine giugno scadono le moratorie e perché in questi mesi le imprese hanno contratto 180 miliardi di euro di nuovi prestiti garantiti dallo Stato e la durata di quelli superiori a 30.000 euro va allungata, come abbiamo già fatto in legge di bilancio per quelli di minore importo. E dobbiamo iniziare a ragionare su un intervento strutturale, perché non ci sarà ripresa finché migliaia e migliaia di aziende saranno schiacciate da quei debiti o dovranno sacrificare i nuovi investimenti per pagare la quota capitale e gli interessi del debito che hanno contratto in questi mesi. Signor Presidente, la sfida più difficile della politica economica in questa fase è tenere assieme l'emergenza e il rilancio dello sviluppo, che è la via maestra per riportare sotto controllo il debito che è arrivato al 160% del PIL. Il DEF si pone esattamente questo obiettivo. Da una parte lo scostamento, i 40 miliardi che devono finanziare quello che noi abbiamo chiamato il decreto imprese, lavoro e professioni,
dall'altra la scommessa per il futuro, lo shock di investimenti pubblici e le riforme strutturali da discutere e approvare in pochi mesi. Ora, spendere tutti i 237 miliardi del PNRR entro il 2026 comporta un cambio di passo radicale per la pubblica amministrazione nel nostro Paese. Guardate, negli ultimi sei anni noi abbiamo realizzato 243 miliardi di investimenti. Nei prossimi sei anni vogliamo aggiungere altri 154 miliardi di spese aggiuntive, il 65% in più. Noi possiamo scrivere il piano nazionale per la ripresa più bello d'Europa, ma se continueremo a impiegare 16 anni per realizzare le grandi opere come accade oggi nel nostro Paese, non andremo da nessuna parte. È per questo che contestualmente alla presentazione del PNRR è necessario intervenire sulla normativa, sulla governance per l'attuazione del piano. È necessaria una catena di comando chiara, un coordinamento stretto tra chi realizzerà queste opere. Bisogna snellire le procedure, la capacità di progettazione va migliorata, i funzionari vanno responsabilizzati, vanno cambiate le modalità di monitoraggio e di rendicontazione e dobbiamo valorizzare il ruolo del Parlamento anche nella fase di attuazione. Io credo che l'istituzione di una commissione bicamerale parlamentare che controlli, verifichi, dialoghi con il governo nella fase di attuazione del piano sia indispensabile e che sia indispensabile predisporre canali attraverso cui le parti sociali, la società civile, i singoli cittadini possano accedere alle informazioni, interloquire con le amministrazioni, controllare l'iter del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Perché, signor Presidente, il mondo dopo il Covid cambierà profondamente e rifare l'Italia oggi è un esattamente come 100 anni fa, dopo un altro dopoguerra. Le riforme servono per il cambiamento e il DEF le indica per titoli: pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza, ammortizzatori sociali e fisco. Sono temi politicamente potenzialmente divisivi. Per realizzare queste risorse, queste riforme, servirà una chiara assunzione di responsabilità delle forze che sostengono questo governo e una forte capacità di sintesi politica del governo e del Presidente del Consiglio. L'Italia ha bisogno di un patto per la ricostruzione, di un patto sociale come quello che nel 93 portò il Paese fuori da una drammatica crisi. Allora la priorità era la politica dei redditi, oggi è lo sviluppo, il lavoro, gli investimenti e le riforme. Si avvia a concludere, ho finito. E questo è il senso della proposta di Enrico Letta del Partito Democratico. Il PD farà la sua parte in questa direzione, portando al tavolo il nostro contributo di idee. È necessario che lo stesso avvenga da parte di tutte le forze politiche e sociali, perché oggi più che mai abbiamo il dovere di mettere al primo posto l'Italia e di fare tutto quanto è necessario, whatever it takes, direbbe il Presidente del Consiglio, per aiutare l'Italia a ripartire.